io, noi abbiamo dovuto dare un volto a chi occupa una casa, no? Sappiamo che quella è illegalità, cioè noi siamo per la legalità, però so che è illegalità. So che nei 4.000 occupanti abusivi di Milano ci sono anche casi come quello di Federica, cioè, ci sono anche situazioni di bisogno reale, tra l'altro ci sono situazioni che ormai si sono consolidate da tempo. Poi invece ci sono altre cose, ci sono criminali che occupano, ci sono persone che vengono mandate a occupare le case da organizzazioni, ci sono organizzazioni che vengono pagate per la famosa signora Gabetti di Milano, ricordate, che ritirava le chiavi di chi andava via o di chi moriva per poi assegnare lei l'alloggio. Quella signora ci guadagnava, era là che controllava il territorio, quella signora è ancora lì, è un'assegnataria, quindi è ancora lì. Allora il problema è, dobbiamo trovare un modo per dire quelle persone lì che creano problemi alle persone per bene devono essere mandate via, e devono essere mandate via subito, presto, troviamo i modi, ma devono essere mandate via. Altre occupazioni vanno impedite. Poi, in casi di bisogno, come il Comune di Milano sta per esempio pensando a costruire una sorta di casa albergo che nei casi come quello di Federica, persone che con bambini possano trovare una soluzione, ovviamente una soluzione transitoria, sapendo che serve costruire un'offerta abitativa diversa, che è difficile costruire. Adesso io vorrei dire solo una cosa. Io vorrei dire, l'ALER di Milano ha 80 milioni di debito. Io qui ho sentito una storia che andiamo a Milano, è fantastica. Non solo abbiamo migliaia di appartamenti vuoti, ma abbiamo 80 milioni di euro. Ma vorrei sentire però su questo Mato Rossi, no? Ma in una situazione come quella, no? E poi voglio sentire anche Oggimo, che un po' ci ha introdotto la tasca da lei.